Benvenuti sul mio canale di nuovo. Oggi parliamo dell'evento dell'anno, l'uscita del nuovo album dei Metallica, 72 Seasons, 72 Seasons. Attenzione ragazzi, ne vedremo delle belle. Invito subito Luca, ascolterà tutte le canzoni e vedremo cosa ne pensa Luca di questo fantastico album appena uscito. Benvenuto Luca! Attenzione, Luca arriva molto depresso. No, questa saltava. Questa saltava, così. Luca ha già ascoltato l'album e quindi vediamo subito cosa ne pensa Luca. Vai Luca! Che dovrei dire? Che dovrei dire? Ti è piaciuto, non ti è piaciuto? Non lo so. Non lo so. È bello e... Iscrivetevi al canale per ricevere tutte le nuove uscite . E vedete il nostro video precedente. Ah, quello di Kiss, è giusto, perché lui ci tiene tanto, perché sono il suo gruppo preferito. Ma soprattutto, cliccate un bel like. E iscrivetevi. Iscrivetevi, cliccate sulla campanella per ricevere tutte le notifiche. E basta. E basta. Cominciamo da 72 Seasons. Vai. Allora, ascoltiamo prima un pochettino e poi ne parliamo, ok? Vai Luca. Ascoltiamo prima. Introduzione, ci piace, o no? Sì. A me piace. Anche a me. Vediamo un bel voto questa prima canzone, che dici? Benissimo. E quando lo ascoltiamo... Sì, Luca stava facendo notare che l'avevamo già messo. Vabbè, chi se ne frega, l'avevo mai. Questo va ascoltato a tutto volume, attenzione ragazzi. Io direi questo pezzo qua. 10. Questo è fantastico, ragazzi. Questo sono i Metallica di una volta. E su questo pezzo io direi che già il pezzo questo qua vale tutto l'album. Ok? Anche il testo è un bel testo. E devo dire che qui la premiata ditta Metallica non si è fatta rispettare, giusto Luca? Ti ricordo, no? Ti piace questo pezzo oppure no? Sì. E questo è che ti piace di più? In che senso? Nella di tutto il pezzo, il riff iniziale. Sì. E specialmente anche l'assolo, il modo in cui parla... L'assolo, vediamo. E il modo in cui parla... James. Sì, il modo in cui la canta. Sì, okay. E anche il batterista che suona molto veloce. Con la doppia... Sì. Sembra una mitragliatrice, giusto Luca? Sì, questo qui è un pezzo da 10. Quindi cambia tonalità, giusto Luca? Sì. Eccola sola. Sentiamo tutto da solo, poi vediamo cosa ne pensa lui. Sì.
Allora, l'assolo. Ti è piaciuto Luca l'assolo? Certo, si avvicina molto a quello di Lotz Eterna e anche e forse anche uno di quelli che uno dei pezzi più belli che hanno fatto, tipo Master of Puppets. Allora, io dico che l'assolo è un po' il punto debole della canzone, dico la verità. Perché? Perché poteva impegnarsi di più il nostro caro amico Kirk Hammond. Allora, il nostro amico Kirk, secondo me, si poteva impegnare leggermente di più, però è un bel assolo, devo dire, un bel assolo. Un po' troppo, si ripete un po' sulle cose che ha già fatto nel passato, però diciamo ci sta, nella canzone ci può stare. Usa sempre il wah wah, che è quell'effetto che fa wah 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 wah, così, giusto? Sì. Usa sempre un po' il wah wah, che diciamo quando tu sbagli non si vede tanto. Questa è un po' la caratteristica di Kirk. Tu sbagli e non capisci. Però capisci, è un trucchetto per diciamo suonare un po'. Quando non sai proprio che cosa fare, metti il wah wah e sembra che fai un mega solone, invece stai solo... Quindi ha fatto una cosa semplice? Diciamo che è usato sempre, non è proprio il massimo, qualche volta ha anche un bel effetto, ma proprio sempre io non lo userei. Però vabbè, è lo stile di Kirk, lo conosciamo, è comunque un bel assolo, giusto? Sì. Giusto. Shadow Follow, vediamo com'è il riff e vediamo poi ne parliamo. Vai! Qui cosa ci dà questa canzone, Luca? Te la ricordi? Mi sa che gli avevamo dato 9 e mezzo. No, era un'altra questa canzone, sì. Allora, sì, dai, tutto sommato una bella canzone, soprattutto un bel ritardo. Sì. Adesso noi la dobbiamo ascoltare tutto perché sennò ci ascoltiamo tutto l'album. Però cosa ne pensiamo di questa canzone, Luca? Allora, io direi un 9, cosa dici? Anch'io. 9 anche Luca, è bello soprattutto il riff. Che dici? Sì. Sì? Convinto o sì proprio così diciamo? Sì, convinto. Sì, convinto. Allora, sì, convinto, Luca, Shadows Follow, 9. Andiamo avanti? Vuol dire segui l'ombra? Significa... le ombre ti seguono, le ombre vengono dopo, le ombre continuano a seguirti, ecco, penso sia quello il significato. Ma poi abbiamo... Screaming Suicide, che questo qua era un singolo che era già uscito in precedenza, giusto Luca? Sì, dopo Lotz Eterna e che a me non è che mi ha stupito tanto. Sentiamo. Il ritornello sembra... basta capire da sta melodia. Sì, è rock. Stai dicendo, non ti ha stupito tanto, vediamo, poi la sentiamo. Questo pezzo non è uno che è del loro genere, basta capirlo dalla melodia. Che io, sì, è rock e l'hanno fatta abbastanza bene, ma non è un tipo di pezzo che è come Lotz Eterna o 72 Season. Ha ragione Luca, ecco, questo è ormai da un paio di album che fanno così, cioè mettono un po' di pezzi stile Metallica Origini, ok? Cioè quando facevano proprio thrash, e poi ci sono questi pezzi qua un po' sul rock Metallica anni 90. Ha ragione Luca. Infatti sentiamo un po' questa canzone, sentiamola un po' meglio. Che più tanto guagliare, senti più che
sua papà. Smetti di fare mamma. Ma comunque tutto sommato è un bel pezzo, eh? Anche se effettivamente un po' ricorda altre cose che hanno fatto in passato, giusto Luca? Sì. Non è proprio un pezzone, giusto Luca? Però guarda, tutto sommato ci sta. Andiamo avanti e andiamo con Step Walk My Life Away. Vai. Ecco, qui abbiamo un bel... Subito inizio col basso, che è bello. Una volta che l'ho sentito sembrava che stessero per fare un Smith una pubblicità. Questa qua Luca ci ricorda tanto. Luca, cosa mi hai detto? Quando Dimon suona il basso facendo un Smith una preview, un po' simile, soltanto che lui va bene, fa un po' più veloce di Dimon, ma molto più veloce. Sì, ma la canzone ti ricorda, me l'avevi detto. Sentiamo, vediamo, adesso magari mi sbaglio, vai. Oh, ho capito cosa ti riferivo. Cosa mi riferivo? La melodia assomiglia molto al loro pezzo più famoso, cioè Ether Sandman. Esatto. Soprattutto l'introduzione ricorda molto Ether Sandman. Bravo Luca. Infatti, secondo me è proprio così, ha ragione Luca. Hanno un po' rivisto, diciamo, la canzone Enter Sandman, un po' stile anni 2000, ma più o meno ricorda molto quel pezzo là, anche se poi quando inizia a cantare cambia, si cambia un po'. Però diciamo, questo è un pezzo stile Black Album, giusto Luca? Sì. E questo, ti dico la verità, a me non mi piace. A te quanto ti piace questa canzone? Diciamo che cioè non è brutta, però ma forse ti piace, vedi, anche Luca è d'accordo con me, non ti volevo influenzare, però secondo me noi quando gli avevamo dato, infatti gli avevamo dato 6,5 il voto più basso che abbiamo dato alla canzone. Bene, andiamo avanti e andiamo You Must Burn. Vai. Quindi tua visione mi piace, eh? Che dici? Sì, assomiglia per caso a un loro pezzo vecchio. Vediamo, non me la ricordo. Dai. Vediamo, mi sento una sola volta. Tu devi bruciare, sai, per il figlio. Burn vuol dire candela? No, burn bruciare. Oh. Un po' letta, eh? Sì. Questi è Black Sabbath, così, no? Sì. Qui, se non mi ricordo male, non è male. Allora, sentiamola prima un po', va? Poi commentiamo, va? Sentiamo. L'ha detto adesso. Però... Io direi che non è che sia brutta, però un po' lenta, un po' stile anche questi anni 90, che dici Luca, Load, Reload, Black Album, che sì. Dici? Ti fa impazzire questa canzone? Diciamo, questo pezzo ti piace oppure no? Sì. E a lui piace, va bene. Più o meno, abbastanza. Vabbè, andiamo avanti, adesso ascoltiamo Lux Eterna. Uno dei più grandi pezzi mai fatti. Bravo Luca, sono d'accordo, questo è un bel pezzo. Devo dire che qui nessuno discute su questo pezzo qua. E se l'avete notato, questo pezzo non è
Vabbè, questo è facile capire, non è detto in italiano, in inglese, è detto in latino. Bravo. Basta capire da cosa dice. Ogni volta che lui canta, la fine di ogni frase finisce con la A. Io direi questo pezzo, quanto gli diamo? Mi sa che gli avevamo dato 9. 9, bravo, sono d'accordo. Diamogli un bel 9, bellissimo pezzo, tiratissimo, 3 minuti, velocissimo, perché è diventato sicuramente un altro classico di Metallica, sei d'accordo? Sì, ma peccato che nessuno dei pezzi che hanno fatto uscire di 72 season non sia ancora in classifica su Spotify. Vabbè, quello che se ne frega, l'importante è che a noi piace. Sì. Giusto? Bravo. Quindi, Luca, Lux Eterna, bellissimo. Promosso. Quindi diciamo che io già potrei dire che 72 Seasons e Lux Eterna già valgono tutto l'album. Ok? No, perché 72 Seasons vuol dire 72 stagioni. Beh, probabilmente 4, le 4 sono, 4 sono le stagioni e lo sappiamo tutti, ma 72 season forse si riferisce a 4, poi altri 4, poi altri 4. Quindi un anno, un altro 72. Anno, poi un altro anno, fino ad arrivare a 72. A 72. Allora, proprio tocchi a mano 72. Quindi loro praticamente vogliono dire che le prime 72 stagioni della tua vita formano tutta la tua personalità. Beh. Interessante, no? Infatti c'è quella culla lì nell'album, nel disegno dell'album, nella cover dell'album, che cosa vuol dire? Vediamo se hai capito. Vuol dire che vuol dire che sei tecnicamente prigioniero in una nella culla, come se fosse una prigione, e finché non ti liberi resti prigioniero. Bravo, ha ragione. Sì, è esattamente quello il significato. E sono proprio le 72 stagioni in cui tu sei prigioniero di quella culla. A quel punto o rompi la culla o resti dentro la culla. Tu cosa hai fatto? Sto sempre dentro la culla. Beh. E te non sono ancora passato le 72 stagioni, quindi attenzione. Crown of Barbed Wire. Qui attenzione, a me sto pezzo mi fa impazzire. Io qui gli darei almeno 10. Però Luca forse è un po' meno convinto. Ascoltiamo il pezzo. Quanto gli avevamo dato? Quanto gli avevamo dato? Vediamo. Mi sa 7 o 8. No, vediamo 8 o 9. Quanto gli avevamo dato? Allora. Gli avevamo dato 9. Sì, io direi che un 9 ci sta bene. Però ascoltiamo il pezzo, magari ci ripensiamo, eh? Ascoltiamo, vai. Questa melodia bassa che ha appena dato si avvicina un po' a uno dei 4 singoli che avevano fatto uscire, The Darkness Have a Son. Ah, If Darkness Had a Son. Ok? Sì. Si avvicina a quel brano lì, If Darkness. Sì, ma solo che, visto che The Darkness Have a Son è uno dei pezzi che io non è che ho giudicato belli, credo che sia più bella questa qui. If Darkness Had a Son. No, quella che stiamo sentendo adesso. Crown of Barbed Wire, che vuol dire corona di
Di spine, sì, coronati di spine. Che bello. E che cosa dovrebbe dire? Allora, questo brano qua è un brano, se ho capito bene, leggendo il testo molto velocemente, che parla del peso di avere una corona, quindi di essere un capo, di essere un re. Intendi, okay. che devi dire, dare gli ordini a tutti quanti e non capire più cosa stai facendo? Più che altro era il peso della responsabilità di avere sotto di te tante persone che dipendono da quello che tu dici di fare. Okay? Tipo, se fai una scelta sbagliata... Ricade su tutte le persone. Ok? Quindi è un po' una canzone di questo tipo qua. Vabbè, però bello anche molto il video cartonato. Però sentirei un altro pezzo di questa canzoncina qua. Sentiamo. Così pesante questa corona che è di filo spinato, una corona di filo spinato. Che bella canzone, mi piace molto questa canzone qua, un po' lenta forse, vero Luca? Però sì. bella, molto bella. Chasing Light, attenzione, vai, ascoltiamola. Wow! Lenta anche questa, con forti battaglie. Questa è l'introduzione, vediamo cosa succede più avanti. Bello ritornello, un po' lenta all'inizio, però poi diventa più veloce. Un bel pezzo anche questo. Sì. 8, sì, direi 8. Adesso andiamo a vedere l'altro. If Darkness
Had a Song. C'è Online, un ottimo pezzo, ma poi mettono The Dark and Seven Song che non c'entra niente. Beh, sì, c'entra qualcosa, ma più o meno sì, il contrario. Anche a me non piace molto. Sentiamo solo un pezzettino per vedere come inizia. Prima mettono un suono, un parte suono di batteria e poi mettono un suono di basso, no, di chitarra. Sì. Allora, cosa ne pensi lui di questa canzone? Lui che usa sempre i suoi soliti gridi, il modo in cui canta non mi piace e beh, era ammissibile. Quindi quanto diamo a questa canzone? Un 6, 6 e mezzo. Mi sa che ne abbiamo dato 7 e mezzo o 6 e mezzo, spero 6 e mezzo. Vabbè, dai, diamogli più o meno la sufficienza, gliela diamo, però non mi è piaciuto tanto. Diciamo che qui Metallica si poteva un po' impegnare di più. Andiamo avanti, no. Fargo. Direi che è un bel pezzo, anche se somiglia tanto, tanto, tanto a No Remorse, giusto Luca? Dell'album Kill Em All. Quale pezzo assomiglia? No Remorse. No Remorse, No Repent, We Don't Care, What It Meant, Another Man, Another Man, oh. Another Sorrow, Another Girl. È per questo che cantavi queste parti quando andava la musica? Somiglia un po'. Sì. Beh, comunque tu cosa ne pensi? Tu che non conosci No Remorse. Sì. Beh, è bello. Sì. È bello, sì, abbastanza. Beh, un po' stile Kill Em All questa. Sì. No, con il ritornello un po' più tranquillo. Abbiamo quasi finito, mancano solo due pezzi. Mancano due pezzi, attenta, due pezzi così devi fare. Mancano solo due pezzi. Perché si fa così? Perché così è una parolaccia in inglese. Solo due pezzi. Solo due pezzi. Room of Mirror e Innamorata. Allora, vediamo. Room of Mirrors, cioè la stanza. A me non mi piace per niente la stanza di specchi. Sì, a parte che non ti piace la stanza di specchi. Sentiamo il pezzo. Thank you.
ne pensiamo? Bello il pezzo, ma brutto il nome. A Luca non piace il nome Stanza degli Specchi, Room of Mirrors. Però, dai, tutto sommato per riff. Sì, no. Sì. Però, insomma, non è uno dei miei pezzi preferiti dell'album, vi dico la verità. Però, tutto sommato è anche bello il video col cartone, che somiglia un po' a qualche cartone giapponese. Ci sono pure loro che combattono. Sì, no, combattono no, ma cantano come dei giapponesi. Ecco, se non avete visto il video, vedetelo, molto bello questo, il video. Adesso arriviamo al pezzo, secondo me, più discusso dell'album, cioè Innamorata. Vuol dire qualcuno è innamorato? Beh, il nome, diciamo, richiama una parola italiana che si è scritto male. Innamorata, scritto proprio malino. Perché? Però vabbè, è perché manca una N, innamorata. Noi avevamo scritto Metallica con una T. Comunque, insomma, ci hanno mancato qualche doppia, ok? Il pezzo, il nome italiano è copiato male, però vabbè, a parte quello. Beh, il pezzo è bello, però peccato che duri troppo. No, voglio dire che duri anche di più di 72 season. Sì, questa è la canzone più lunga di Metallica. Davvero? Sì, la canzone più lunga. Io ho un'idea di perché l'hanno fatta così lunga, gliel'ho già detto a Luca, adesso lo dico anche ai nostri amici del club qui. Allora, per me l'hanno fatta così lunga per riposarsi durante i concerti, perché chiaramente è una canzone un po' lentina, quindi permette di riposare per il chitarrista che si vuole riposare un attimo. Questa canzone qua permette un certo riposo. Loro non sembrano una band che hanno voglia di riposarsi. No, questo è vero, però cominciano ad avere la loro età. E quindi dopo aver fatto, che ne so, Battery piuttosto che 72 Seasons, ecco, magari un bel Innamorata dopo vi fa riposare un attimo. E il fatto che duri 10 minuti si riposano ancora di più, giusto? Sì. Così dopo fanno un bel pezzone di dopo, tipo Master of Puppets. Però parliamo del brano. Mi tu dici che è un po' lungo, a me piace tanto, devo dire, perché ha un bel riff alla Black Sabbath. Adesso lo sentiamo, e soprattutto c'è la solo finale di Kirk che finalmente fa un assolo fatto bene, giusto Luca? Sì. E questo devo dire che è un bel assolo. Quindi vi faccio ascoltare il riff, perché è veramente bello, e poi l'assolo di Kirk, vai. Questo è proprio Black Sabbath alla grande, Esatto, c'è un pezzo che ha questa melodia. Molto simile a qualcosa che pensavo. No, intendo che c'era una canzone che iniziava con il basso un po' come questo, Ma non ricordo quale. Però questo è proprio un bel pezzo, è molto bello. Proprio come inizia mi piace. Che dici? Senti di iniziare adesso. Luca, che dici? Sì. Sì, Luca dice sì. Se Luca dice sì, andiamo avanti. Sì o no? Sì. Poi andiamo a vedere l'assolo, ecco, ce ne sono due, c'è un primo assolo a stile Kirk, poi però c'è il finale, secondo me. Ecco. Tipico di
vai. Scusate l'interruzione. Allora, l'interruzione, cacchio. Ok, quindi Luca, conclusioni per questa canzone, cosa diciamo? Ah, bellissimo video tra l'altro, appena rilasciato qualche ora fa, giusto Luca? Sì. Luca mi piace, ci sta la volpe che viene divorata dai batteri. Non avevi detto che era un lupo? Non si capisce, sembra una volpe più che un lupo. Vabbè, comunque. Bello il video comunque, guardate se non l'avete visto. Luca, giudizio sulla canzone? Bello. Molto bella. Molto bella. Stile Black Sabbath, lunghissima, per riposare i chitarristi durante il live. Live secondo me è spettacolare con la solo finale che durerà 20 minuti. Come il Dream Theater. Mm-hmm. Allora, giudizio finale sull'album, direi? 10. 10 su tutto l'album? Sì. Ma 10 è un po' tanto, dai. No, 10 è un po' tanto. No, quindi Kill 'Em All cosa gli diamo? 24. Kill 'Em All. Il primo album dei Metallica. No, aspetta, sull'album di 70... Ignorate sto attacco. 72 season, dico 8 e mezzo o 9 e mezzo, perché ci sono della maggior parte di pezzi belli, ma anche un po' di pezzi che non sono granché. Allora, io direi un 7 complessivo, considerando che però 72 seasons... è un pezzone. Per questo le abbiamo dato 10. Lux Eterna è un pezzone. Avremmo dovuto dare 10 anche questo. Direi anche Crown of Barbed Wire, anche quello secondo me è un pezzone. E c'è da dire Innamorata, che è un bel pezzo, un po' troppo lungo, ma un bel pezzo. Quindi già questi pezzi qua, secondo me, valgono l'album. Il resto... diciamo anche Chiseled of Lying vale un po'. Chasing Light, dici? Sì, quello. Sì. Sì. Chasing Light, sì. Chasing Light. C'entra un po' anche quello. Non è neanche quello male. Va bene, vi salutiamo. Alla prossima. Luca vi saluta. Ciao. Ciao. Sì, il nostro prossimo video forse sarà Enter Sandman. Addio. Va bene, il nostro prossimo video, lui dice, parleremo di Enter Sandman dei Metallica, chi lo sa. Vi salutiamo. Il miglior pezzo dei Metallica. Ciao ciao, ciao a tutti.